RFI è la società che gestisce, come dice l'acronimo, la rete ferroviaria italiana. Siamo con Giulia Costagli, responsabile delle strategie del Polo Infrastrutture RFI, gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Abbiamo concluso i lavori del nostro evento sulla transizione energetica nei trasporti. Abbiamo appreso con sollievo che il rovinio di marcia delle grandi opere in corso in Italia, in tanti quadranti del nostro paese, a cura di RFI, sta andando avanti secondo i tempi. Questa è una buona notizia. Sì, RFI sta lavorando su vari fronti per il trasporto sostenibile, in particolare delle merci, sviluppando quelle che sono le proprie infrastrutture con interventi che riguardano sia l'adeguamento delle linee esistenti, in particolare l'allungamento a sagoma, l'adeguamento dei moduli di linea e diciamo, le tecnologie per consentire, in particolare per quanto riguarda la trazione, i treni più pesanti a 2.500 tonnellate, tutto questo per rendere i trasporto merci ancora più efficiente e quindi per consentire lo sviluppo. A questo si associano ovviamente le grandi opere, come diceva lei, in particolare quelle che aiutano a ridurre la pendenza e quindi anche questo a contribuire allo sviluppo di treni più sostenibili. Si associano poi interventi di digitalizzazione, piattaforme che consentano di facilitare l'incontro fra domanda e offerta nella logistica intermodale e infine direi tutta una serie di iniziative volte a supportare anche le policy che consentiranno appunto al trasporto merci di trovare nel vettore ferroviario un elemento di sostegno e di aiuto. Perché diciamolo, l'80% del trasporto merci in Italia viaggia ancora su gomma, c'è tanto, tanto, tanto spazio da recuperare a vantaggio del ferro, che per definizione è un vettore più ecologico. Sì, il trasporto ferroviario è molto più ecologico, si stima che una tonnellata di merce trasportata su ferro consumi un quarto della stessa tonnellata di CO2 della stessa tonnellata di merce trasportata su gomma. È però un trasporto di massa, un trasporto che è molto competitivo sulle lunghe distanze, sulle grandi quantità di merce, per cui deve cooperare con altre modalità di trasporto sull'ultimo miglio e diciamo, integrando diciamo, in tutta la catena della filiera logistica, un trasporto sempre più competitivo e sostenibile. Con la famosa intermodalità. Con la famosa intermodalità. Grazie a Giorgio Costagli, buon lavoro.